da San Giovanni tra la capolista Bar della Stazione. Ne ho promosse ancora in battute nelle clausure. CSG Futsal alla ricerca di punti utili per agguantare le prime 6 posizioni per la zona playoff. Diamo un'occhiata anche alle formazioni ufficiali, partendo da quella allenata dal mister Castellini, che scende in campo con il number one Maini, e quindi Lica, Carapacchia, Jube, Lupo. In panchina Vara Allegra, Kuzma, Gioca e Laurentiu. Risponde invece a quella allenata da Salomone e Quaroni, che scende in campo con Gandini, Berdini, Russo, De Stefano e Sgorbati. In panchina Corleto, Panizzari e Toschi. Il primo sussulta è targato CSG, Lica inventa, Jube finalizza per la rete del vantaggio iniziale. L'1-1 è praticamente immediato, De Stefano trova il corridoio libero, destro velenoso che si schianta sul palo e poi finisce in rete. Al decimo però gli azzurri combinano passicci in aria, Lupo è più lesto di tutti, anticipa Bernini e zacca alle spalle di Gandini. Sarà la penultima rete per Bar della Stazione, poi di lì a poco inizierà a grandinare sui rossoblù. Minuto 13, capolavoro di De Stefano, rifinito da Sgorbati che si catapulta in porta per il gol che vale il momentaneo pareggio. De Stefano poi celebra la doppietta personale con questo piattone sotto porta. Prima del gran dribbling di Russo, con rasoiata sul primo palo. E del gol facile di Corleto, che approfitta di un flipper al limite. Si chiude anche la prima frazione sul 5-2. Secondo tempo che non muta l'esito in campo, semmai lo peggiora per i rossoblù, che in apertura subiscono la tripletta dello scatenato De Stefano, che poi esagera al 15esimo con un'azione personale da capogiro, mette a segno la rete del 7-2, chiudendo la sua giornata da best player con un tunnel d'autore che gli vale la sua cinquina di giornata e un pallone con le firme da portare a casa. Nell'ultimo quarto d'ora gli azzurri continuano a macinare gioco e gol, Sgorbati da due passi non sbaglia. Di mezzo questa minima distrazione CSG, che vale la terza rete per Bar della Stazione griffata Jube. E quando ormai mancano seconde alla fine arriva anche la marcatura di Toschi, che partecipa così a quello che è diventato un festival del gol. Finisce 10-3.